motivi della vostra protesta per quello che è successo, o meglio per quello che ha fatto il governo sulla giustizia? Ma questo è l'ennesimo provvedimento che noi abbiamo definito salva delinquenti, perché si tenta di poter affrontare un problema che è quello del sovraffollamento delle carceri attraverso tutta una serie di politiche indultive, di clemenza generalizzata, adottando tutta una serie di atti e di provvedimenti che vanno nella direzione di poter far sì che coloro i quali sono in carcere e stanno scontando una pena vengano mandati ai domiciliari. Crediamo che questo provvedimento sia sbagliato, perché è la conferma e la certificazione del fallimento di tutte le scelte precedenti, dall'indulto allo svuota carceri. È un provvedimento inutile, perché con questo provvedimento si mandano ai domiciliari poche migliaia di persone, ed è un provvedimento dannoso perché si dà un segnale sul tema della sicurezza sbagliato. Si dà un segnale sbagliato proprio perché in questo momento i cittadini vogliono più sicurezza, vogliono certezza della pena, vogliono che chi sbaglia paga. Con questo provvedimento si va nella direzione esattamente opposta. Ultima battuta, perché solo la Lega? Scelto o altri partiti non vi hanno seguito? No, perché questa è una nostra tendenza, una nostra linea politica che abbiamo sempre adottato su questi temi. L'abbiamo fatto nel 2006 con l'indulto, dove la Lega fu l'unica forza politica che votò contro l'indulto del governo Prodi. L'abbiamo fatto contro lo svuotacarceri del ministro Severino. Lo facciamo oggi contro questo altro provvedimento che abbiamo definito l'impunità per legge o salva delinquenti, perché con questo provvedimento si dimostra ancora che questo governo ha a cuore le sorti di chi commette i reati anziché avere a cuore le sorti di chi i reati li subisce.